Avevo 1 minuto e 20 secondi, non ce la faccio. In portoghese. Proviamo. Buonasera, grazie. Mi dispiace moltissimo di non essere con voi questa sera. Cercherò di essere breve perché Valerio mi ha detto che devo essere breve e io di solito tendo a essere un pochino prolissa. Volevo ringraziare moltissimo Bari, il Bifest, per averci accolto con questo calore e la giuria per aver creduto il libro di alieni. Per me è un riconoscimento veramente importantissimo. Riuscire a fare un film come questo è davvero un po' un'avventura e un'impresa fantascientifica, direi, e sarebbe stato impossibile senza innanzitutto il sostegno dei produttori, di coloro che ci hanno creduto, in particolare anche con tutte le Barbagallo che ci hanno proprio creduto fin dall'inizio, e poi senza un gruppo di artisti e di professionisti straordinari che sono riusciti a seguirmi e a, non solo a sostenermi e a mettere in pratica quello che avevo nella testa. In particolare Valerio, che è lì con voi e che continua a sostenerci, e davvero senza di lui è stato impossibile. Un abbraccio grandissimo a tutti, grazie mille davvero, il mio cuore con voi. Allora, immaginate che queste poche battute lei che cerca di spiegarti una scena. Immaginate il tempo che avevamo per fare questo film, che ripeto, è stato un film adesso seriamente in cui la BB Film è stata eroica nel portarlo avanti con tutte le difficoltà che abbiamo avuto. Però immaginate una persona come Paola che ha una forma creativa quasi maniacale e completamente dirompente. E tu devi cercare sempre di prendere in mezzo a 5.000 parole che lei dice, ce ne sono 4 importantissime, e tu ogni volta devi stare lì a cercare a farti accendere la luce, capito? Quando è quella, ecco, questa la prendo, questa la prendo. Però è un artista, secondo me non è semplicemente una regista, è un artista vera, quindi una, che me devo andare, perché mi metti sto coso così assolutamente. Scusate, ci conosciamo. Se per farti fotografare con il premio, ne approfitto. Sono 20 anni che inseguo Valerio Mastandrea, qualche cosa insieme, però poi la faremo. Poi anche che non mi segui nelle aule. No, assolutamente, su quello però è fondamentale. Lo faccio come scrittore. Grazie. Volevo rassicurare il pubblico, anche gli autori del film, Valerio, eccetera. L'aggettivo coraggioso lo abbiamo espunto dalla motivazione del premio. Perché quando si dice che un film è coraggioso, immediatamente cominciano i tremori, dice oddio, coraggioso vuol dire che non si può guardare, è esattamente l'opposto. Questo è un film poetico e ironico, con grande anima e con una grande originalità, quindi coraggioso poi lo direte voi alla fine. No, coraggioso per questo, perché molto spesso dei film che hanno queste componenti non vengono catalogati in una... è nota comunque, no, questo andiamo sul sicuro, ma questo è poetico, è commovente, c'è quasi della fantascienza dei bambini, oddio, troppa roba, no, meglio non farlo, questo è il sentivo coraggioso. Prima che tu sei premio, un saluto a Gigliola Scola che è qui in sala con noi, grazie di essere qui al Bifest, grazie per tutto quello che lei ha fatto insieme a Ettore Scola, e ora c'è un altro sorpassante, no? Volevo ricambiare la Randi con la stessa moneta e facciamo noi dal palco un messaggio vocale a Paola. E poi facciamo un applauso lungo 8 minuti, se c'è. Così perderà, siccome è in Brasile, paga pure del denaro ad ascoltare Paola. Allora, Paoletta, siamo qui, abbiamo ritirato un premio, non c'è nessuno, 3 persone, comunque l'importante è che il film, vabbè, se ne parli. E mi raccomando, ti saluto dei Catalli, sono qui. Sì, un film coraggioso, alla fine abbiamo detto vediamo nello stupendo. È un bellissimo oggetto che spero di segnare la tua casa vuota. Un saluto anche da Spagnoli Marco. Ciao Paolo, ci vediamo presto, eh. E qualcosa di tipico da parte mia. E un applauso da parte del pochissimo pubblico. Valerio Mastandrea, ritira il premio di Colorado, Tito Ialieni, grazie.